Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video sul canale. Qui è Roberto che vi parla e oggi siamo qui con Marco, quindi video speciale. E siamo entrambi qui a parlare delle 10 carte che un giocatore deve avere sul proprio account di Master Duel. Quindi consigliamo vivamente di craftare queste carte. Ma prima di incominciare con la top 10, vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, a lasciare un mi piace sotto a questo video e un commento e fammi sapere cosa ne pensate. Cerchiamo di arrivare a 5 mi piace sotto questo video per farmi capire che vi stanno piacendo i contenuti che sto portando. Detto ciò, passo la parola a Marco. Siamo in due comunque, ragazzi, non è solo lui, siamo in due. Allora ragazzi, va bene, andiamo seriamente. Prima carta, comunque, trappola continua. Il, come cazzo si chiama, della vanità, che non ricordo, non riesco a leggere il nome, porca Eva, ragazzi. La vacuità della vanità. Allora ragazzi, secondo me questa è una carta comunque, io vedo usata poco, però in realtà io la trovo molto buona e anche utile, perché alla fine no, diciamo, nessun giocatore può evocare specialmente mostri. Ora, io da quello che ho visto da spesso, che nessuno attorno a uno distrugge carte coperte qui. Quindi, in realtà, tranquillamente posizionandola, se iniziassimo noi di turno 1, tranquillamente noi la posizioniamo, turno 2 blocchiamo il nostro avversario e buonanotte, perché già molti deck si basano, anzi lo dico quasi il 100% dei deck si basano con evocazioni speciali. Infatti. Quindi secondo me questa è qui una carta che molti sottovalutano, ma secondo me può essere anche molto forte, tant'è vero ragazzi è limitata a 1, quindi 1 su 40, dobbiamo avere molta fortuna per averla. Diciamo che è una bella carta con cui iniziare. Comunque al nono posto io metto Zeus, ragazzi. Allora la carta è fortissima, sì, ok, la mettiamo in ogni mazzo. Con due soli pezzi distruggiamo tutto il campo dell'avversario. La cosa utile è che noi le evochiamo dopo, quindi nella main phase 2, dopo che un Xyz ha attaccato. Ovviamente ricordate che il pezzo, che Zeus deve avere due pezzi, altrimenti non funziona. E vi tenete sto 3000 messo così per di simpatia. Numero 3 ragazzi, numero 9, numero 3, numero 8, quello che cazzo sia ragazzi, ecco qui. Fulmine e Tempesta, questa è una carta molto simpatica, pulita, che, tranquilla, innocente. Ragazzi, ovviamente abbiamo il duplice effetto. O distruggiamo tutti i mostri controllati dall'avversario, o distruggiamo tutte le carte magie e trappole controllate dal nostro avversario. Quindi in realtà è una carta, in realtà è molto forte, perché possiamo scegliere se utilizzarla sull'uno o sull'altro. Tutto dipende dalla board che ha sistemato il nostro avversario. Eh sì, diciamo che è una carta molto forte per chi vuole, per chi va per secondo. Questa è molto, molto certo, bella. Che chi va per primo ovviamente non può utilizzarla perché mi pare voglia, certo, no? Perché cioè uno deve dire per forza la voglia. Ragazzi, questa... la giara della prodigalità, molto forte in alcuni mazzi comunque, che ci permette di bandire 3 o 6 carte e quindi pescare. Possiamo bandire carte dall'extra deck comunque, e quindi ovviamente attivare magari qualche effetto dal bandendo qualche mostro e via discutendo. Ok, sì, cioè, no, cioè, comunque no. È molto forte come carta. Fine. È molto forte come carta, non è una no, perché nel senso quasi ci sono, sì, stiamo parlando di carte che sono utili, quindi alla fine non è una cosa del merda. Ok, Nibiru ragazzi, questa cacca che proviene dall'universo. Vedere qui il nostro artwork, sembra una bella caccona enorme. Ma ritornando seri ragazzi, allora, questo è molto forte per bloccare anche quei mazzi che fanno delle svariate combo, soprattutto quando voi dovete stare 10 minuti lì ad aspettare l'avversario che fa le sue combo. Questo è molto utile per bloccarli, ciò che potete giocare voi finalmente, perché alla quinta evocazione normale o speciale potete evocare tranquillamente dalla vostra mano il vostro Nibiru, il che poi comunque automaticamente dà un segnalino all'avversario, che comunque rompe anche un po' le balle in realtà. Questo in realtà è molto forte comunque per bloccare, ripeto, tutti quei deck che fanno quelle svariate combo infinite che voi dovete stare lì ad aspettare 20 minuti. Quindi secondo me è una carta che in realtà io personalmente consiglio di avere nel mazzo. Ovviamente non andrò triplice per, mi sono esagerata, però comunque ci sta. Una di quelle carte che andrei a mettere forse un po' comunque. Ok, andiamo avanti. Forse andiamo rimane avanti. L'ultima carta che devo dire io. Perché al quinto posto abbiamo deciso di inserire le goccioline proibite. Questa carta ha un effetto veramente forte, perché sì, vi consente di
mandare al cimitero delle carte della vostra mano, in base al tipo che avete scelto, se è mostro, magia o trappola, l'avversario non può attivare nulla in risposta all'attivazione di questa carta. Al 90% io l'ho sempre usato per negare gli effetti dei mostri, soprattutto quando il mio avversario parte per primo, setappa il campo, l'araldo, oppure parte con l'altro mostro, Xyz Danore, da 9, il vero re, quello che usano Ah, nel sì. mondo virtuale. Usi questa carta, ti tributi un mostro dalla mano e neghi l'effetto. È fortissima perché vi permette appunto di poter startare quando voi iniziate per secondo. Ed è una di quelle carte che, per come sta girando il meta ora, io consiglierei di metterne 3 in un mazzo. Ma andiamo avanti perché al quarto posto ho deciso di mettere una carta degna di nota ed è il richiamo dalla tomba. Questa carta di per sé a prima vista sembra non avere un effetto fortissimo, ma il fatto di bandire una carta dal cimitero e negargli i suoi effetti è molto forte, soprattutto con delle hand trap. Abbiamo mazzi che usano delle trappole a mano veramente fastidiose, fortissimi, per chi c'è in classificata sa benissimamente cosa stiamo parlando, e tra poco vedremo quali sono queste carte trappola fortissime, queste trappole a mano molto forti, e questa carta ci permette di negare i loro effetti e di poter proseguire con la nostra combo, la nostra start, qualsiasi cosa essa sia. Bene. Al terzo posto ho deciso di inserire la permanenza infinita. Permanenza infinita che ancora non ho craftato per qualche strana ragione, ma vi permette di negare un effetto al vostro avversario quando attiva un effetto di un mostro. Ma la particolarità è che questa carta può essere attivata quando è in mano. Quindi anche qui, quando voi incominciate per secondi, non avete carte già sul campo piazzate o cose, per negare le giocate del vostro avversario dovete per forza usare delle trappole a mano. Questa carta trappola a mano è una tra queste che andremo ad usare, infatti è molto forte, voi la attivate, negate gli effetti e l'avversario rimane bloccato con la sua combo. Andiamo subito perché al secondo posto, carta ovviamente telefonatissima, ma è forte. Abbiamo la fioritura di genere e gioiosa primavera. Quando l'avversario fa una qualsiasi azione, in due parole, perché tutti i mazzi aggiungono una carta dal deck alla mano, evocano specialmente dal deck, o mandano una carta dal deck al cimitero. Quindi, quando si effettua una di queste tre situazioni, nel turno potete scartare questa carta e negare l'effetto. In poche parole, la mettete in 3x in tutti i mazzi perché negate tutto. L'avversario non ha libertà di fare giocare, cioè quante volte sono giocato questa carta contro? Beh, sì, vabbè, sì, è una carta. Sì. Potete È molto accusata. anche negare l'effetto quando, non so, l'avversario deve andare in accesso, voi usate Ashe, l'avversario non può andarci, rimane bloccato. E diciamo che appunto la carta che noi abbiamo prima citato per il richiamo della tomba ci fa negare questo l'effetto della Esattamente. fioritura che userà per l'avversario. Al primo posto, come possiamo non metterlo, il signor Max Key. Carta noiosissima da avere quando l'avversario te lo gioca contro il Max Key, è una cosa assurda perché ogni vocazione speciale lui pesca una carta, quindi dal momento in cui lui te la gioca devi scegliere come una challenge. Vuoi affrontare l'effetto di Max Key oppure no? Se te ne freghi di Max Key, fai tutta la tua combo, ti setup il campo, devi sperare che l'avversario il turno dopo non ha modo di bloccarti il campo che tu hai creato. E diciamo che molte delle volte, nonostante tu parti primo, l'avversario ti usa questo per rallentarti. Tu cerchi comunque, te ne freghi di Max Key, ti setup il campo, l'avversario trova quasi sempre una soluzione, per esempio ti gioca le gocce, le proibite sugli tuoi mostri, ti nega gli effetti e questo fa lui la combo tranquilla e ti distrugge il campo e vince. Se nel caso contrario tu decidi di non evocare mostri, ma magari metti qualche carta trappola coperta, semplicemente stai facendo un turno passo. E molti mazzi non si possono permettere di fare turno 1 passo, vogliono subito iniziare con la loro combo. Quindi sicuramente quando ti giocano Max Key contro, o neghi con il richiamo della tomba, o fai la Maxi Challenge e scegli se appunto fregate dell'effetto, oppure per farli pescare tante carte dal tuo avversario. Bene,
questo video è tutto. Esattamente, ragazzi, continuate a seguirci sia su Duel Link che su Duel Master. Su Duel Master, ragazzi, non vi preoccupate, che cominceremo a far partire comunque qualche gameplay, qualche giocata, quindi state tranquilli, è il tempo di cominciare a vedere il mazzo. Abbiamo già cominciato a inquadrarlo, perché ovviamente, ragazzi, un conto è pubblicare un gameplay e fare le giocate buonanotte, un conto è, come piace soprattutto a me, andare a spiegare il perché cacchio faccio quella cazzola di cosa. Esatto. Quindi, detto questo, senso, ragazzi, non ha molto senso mettere lì la lista. Sì, 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 no, non... senza carte, non è il mio metodo. Esatto, non è il mio metodo giocare carte. Ragazzi, prendete lista, vaffanculo e buonanotte. Quindi, detto questo, ragazzi, noi vi salutiamo, continuate a seguirci, ci vediamo a un prossimo video. E ringraziamo tutti coloro che sono arrivati a questo punto del video. Ciao ciao!